Buonasera a tutti! Buonasera a tutti da tutte le parti d'Italia e magari anche all'estero. Questa è la nuova puntata di Lungo le acque calme. Sarà una specie di piccola trasmissione che ci accompagnerà nei mesi, nella quale tratteremo vari, vari argomenti. Questa sera eh, voglio introdurre intanto l'argomento di questa sera, eh, parleremo di confini. È un argomento importante, vi chiedo di seguirlo con attenzione, fondamentale e eh, ahimè però poco insegnato all'interno delle nostre chiese, all'interno delle nostre predicazioni, delle nostre realtà, ma vedrete questa sera quanto mai necessario che toccherà vari ambiti e che credo ci darà delle risposte, ci darà delle chiavi, ci darà un parametro eh, di comportamento non solo per prevenire molti problemi che si possono prevenire piuttosto che curare, Uh, ma um, per uh, ridefinire ecco, quello che è uh, il comportamento, la vita non solo di un cristiano, ma in generale vale per ogni ambito. Però, ecco, all'interno della, della vita in Cristo acquisisce un significato tutto particolare. Uh, vi prenderò più o meno un'oretta perché è un argomento importante. In cui eh, vorrei approfondire vari aspetti e vi chiedo per questo un pochino di, eh, di pazienza in più rispetto eh, agli ultimi. Guglielmo, se si blocca dipende dalla tua connessione perché qui funziona benissimo la, la connessione, quindi non, non dipende da me. Magari disconnetti e prova a riconnetterti. Aspettiamo qualche istante e poi... Iniziamo, inizieremo facendo un piccolo preambolo, prima di passare all'argomento vero e proprio, cioè confini, un principio fondamentale per la vita, faremo una piccola premessa che inquadrerà l'argomento all'interno di un discorso molto più ampio. Intanto vi dirò eh, il passo da cui inizieremo questa sera, che è la lettera ai Romani, capitolo 12 verso eh, 1. Eh, vi invito anche se avete una Bibbia a sottolineare, a prendere qualche appunto, scrivere perché è un modo ottimo di approfondire alcune cose, magari anche che lo Spirito Santo vi suggerirà al di là di quello che posso condividere io. Lettera ai Romani, capitolo 12, verso 1. Uh, intanto che vanno avanti le connessioni, io vorrei iniziare, ok? Così vediamo per le 10.15 10, di terminale. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Perfetto. Attenzione, vorrei porre la, 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 il, il focus sulle ultime parole. Questo è il vostro culto spirituale. Il termine che viene tradotto eh, spirituale nel testo originario è logicos, cioè logico. Un culto logico. Si può tradurre culto logico, culto razionale. Perché ho scelto questo passo per iniziare questa serata? Perché purtroppo mi accorgo che all'interno soprattutto della realtà evangelica pentecostale riformata di logica ce n'è ben poca. A volte c'è fideismo, a volte c'è fanatismo, a volte c'è mancanza di logica. La parola di Dio parla di un culto logico, razionale. Perché? Perché il Dio in cui crediamo è un Dio logico. Non a caso l'incarnazione inizia con Giovanni 1, con le parole. In principio era il logos. La logica di Dio, Gesù, la parola, la logica, il raziocinio, la mente. Questo vuol dire logos. La vita di un cred il culto di un credente non è un culto fanatico. Non è un culto squilibrato, non è un culto da crociata, perché io in questi ultimi, quest ultimi tempi vedo che ci sono un sacco di credenti sinceri che hanno bisogno di fare le crociate. E io non credo molto, io credo nella croce, però non credo nelle crociate. Ma vedo poca logica. Ora io vi faccio un esempio per farvi vedere che cosa vuol dire non essere... Logici in senso biblico. Ho mal di testa, ma io non prendo loki perché credo nel sangue di Gesù. Questo è un esempio chiaro. Perché se tu prendi l'occhi, allora vuol dire che non hai fede e non credi nella guarigione del Signore. Adesso chi mi sta parlando non crede di, non credo di non poter essere tacciato di non credere nel sovrannaturale, non credere nella guarigione divina, non credo di poter essere tacciato di uno che non si muove nel soprannaturale, che non crede nei doni spirituali, anzi tutt'altro, ci ho scritto un libro intero e vedete che ogni giorno mettiamo testimonianze di guarigioni miracolose. Se ho un mal di testa e il buon Dio ha dato sapienza all'uomo di poter ottenere oggi fortunatamente anche dei, dei medicinali, delle cure per risolvere cose che fino a un po' di tempo fa non si potevano risolvere. Io non posso dire no, ma io non lo prendo perché se lo prendo allora io non ho fede, ma come si fa, mio Dio, a ragionare così? Il fatto di essere nati di nuovo, di credere nella parola di Dio, di essere guidati dallo Spirito Santo, non vuol dire che il nostro cervello deve essere buttato nell'umido. Anzi, la guida dello Spirito Santo dovrebbe, ma dico dovrebbe perché ahimè mi pare che questo accada ben raramente dovrebbe darci una logica più logica, perché vedete fede e ragione non sono qualcosa in contrasto. Io ho perso a forza di leggere dei gradi alla vista e, e ringrazio Dio che mi ha dato un paio di occhiali che ho potuto comprare e che mi permette di, di, di leggere. Poi se il Signore guarisce in maniera soprannaturale, amen, gloria a Dio. Ma grazie a Dio con un paio di gradi di correzione riesco a leggere bene. Quindi vedete, il, questo Paolo ci parla di un culto logico. Culto spirituale è culto logico, una vita logica, una vita equilibrata, una vita sana, una vita a piombo. Perché vedete, cari fratelli e sorelle, ovviamente non mi sto riferendo a voi, per carità, faccio un discorso molto generale, se noi credenti cristiani nati di nuovo in Italia siamo lo 0,0 puntini, non dipende dal fatto che gli italiani sono, come dire, repulsivi alla parola di Dio, è che noi a volte facciamo di tutto per passare come persone squilibrate a cui non dare credito e screditare così il regno di cui dovremmo essere ambasciatori. Se noi dimostrassimo di essere delle persone logiche, di essere delle persone, eh, come dire, eh, equilibrate, sane, con una sana fede nel sovrannaturale, ma con un sano equilibrio, guardate che l'impatto che avremmo nella società sarebbe molto superiore. È che io dico: se io non avessi incontrato Gesù personalmente, e avessi dovuto ricevere testimonianza da una buona parte del mondo riformato, sarei scappato a gambe levate. Ma a gambe levate sarei scappato perché vengo da un mondo, grazie a Dio tutto sommato sano, dal punto di vista logico, mi sarei spaventato. Quindi culto spirituale uguale culto logico, culto sovrannaturalmente razionale. Amen? Ok. Fatta questa eh, debita presentazione, passiamo all'argomento vero e proprio. E qui vi chiedo davvero questa sera di seguirmi con attenzione. Parleremo di confini e vedremo che c'è differenza tra confini e muri. E inizieremo da dove se non da Genesi capitolo 1? Perché proprio nel capitolo 1, cioè nel fondamento della creazione, si parla di confini e il primo che stabilisce i confini è proprio il nostro meraviglioso Signore. Tant'è vero che noi leggiamo così in Genesi 1, dal verso 1 in poi, nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse sia luce e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Attenzione. Questa parola, yabdel, ricorre spesso. Separare, yabdel, separò, che viene dal verbo badal, che vuol dire distinguere, separare, il verbo ebraico badal, si trova nel capitolo 1 spesso, guardate: Dio separò la luce dalle tenebre. Verso 6: Poi Dio disse, Vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa, separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. Poi, verso 9: Dio disse, Le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto ancora. La separazione, e così vedete che il primo che stabilisce una, un limite, una separazione è proprio il Signore. La, il distinguere, il verbo badal che vuol dire distinguere, separare, è un principio che il Signore stabilisce nella creazione. Pensate che la parola, una parola fondamentale che riguarda Dio, che ad esempio è Padre, ok? Abba in ebraico, nel, nel proto-indoeuropeo, che è la proto-lingua da cui vengono tutte le lingue eh, europee eh, occidentali e alcune orientali, la parola padre viene da pita e la parola pita indica un recinto, un confine. Il padre è colui che stabilisce dei confini. Il, e dalla parola padre, dalla stessa parola, dalla stessa radice, pa, viene anche la parola pane. Perché il padre è colui che nutre e è colui che stabilisce dei confini. Se tu non sai stabilire dei confini non puoi essere padre, nemmeno madre ovviamente. Quindi ci sono dei confini che sono dei principi fondamentali che il Signore stabilisce per la nostra vita. Iniziamo adesso a vedere in maniera più chiara questi confini. Atti, capitolo 17, verso 26 che è il discorso di Paolo all'areopago. Atti capitolo 17 verso 26. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche attenti loro assegnate. E I confini della loro abitazione. Il Signore è il Dio del tempo e dello spazio. Il Signore ha assegnato dei limiti nel tempo quando farci nascere e dei limiti di spazio entro i quali vivere. Sono principi biblici. Lui ha assegnato il limite nel quale tu vivi. Lui ha assegnato un limite nel quale tu ti muovi. Lui ha segnato un limite in cui si è. State attenti qui, vi chiedo davvero stasera di stare attenti. Lui ha determinato un limite nella tua sfera di influenza. Lui ha determinato un limite nella tua sfera di autorità. Lui ha determinato un limite nella tuo, nel tuo ambito, nel tuo oikos, nel tuo ambito di vita e sapere. Quali sono i limiti e i confini è fondamentale, perché quando non si stabiliscono dei confini e non si rispettano al tempo stesso dei confini, ci sono sempre dei grossi problemi e delle conseguenze spesso gravi per la nostra vita e per la vita dei nostri figli, delle persone che Dio ci ha affidato e che vivono in comunione con noi. Quindi state attenti, questa sera è un insegnamento a cui veramente tengo molto questo. Il non rispetto dei confini nelle relazioni è la causa di molti problemi. Voglio ripeterlo questo. Il non rispetto dei confini nelle relazioni è causa di molti problemi. Qual è uno di questi problemi? Quello più diffuso è il problema della familiarità. Quando non si stabiliscono e non si rispettano dei confini, si crea familiarità e la familiarità è la distruzione dei rapporti personali. Vi faccio un esempio. Noi siamo intimi col Signore, ma non dobbiamo avere familiarità col Signore. Cos'è la familiarità? La familiarità è quando tu sorpassi dei limiti. Ti prendi delle libertà che invadono dei limiti e diventi familiare. E quando diventi familiare con qualcuno non hai più rispetto. Perché si può essere intimi ma non essere familiari. Familiarità e intimità sono due cose profondamente diverse. Si è familiari quando non si rispetta più. Allora si offende, allora si fanno battute, si prende in giro. Questa è la familiarità. Vedete, io amo avere un rapporto aperto con le persone, anche quando vado in giro. Non sono uno di quelli da palco, non sono di quelli che ha il servizio d'ordine, che non, non amo essere portato via. Io amo, amo salutare le persone, stare con le persone anche alla fine eh, de, degli incontri, ma non la familiarità. La familiarità è quando uno si prende delle libertà, diventa familiare e quello va a rovinare. Rapporti. Anche all'interno delle famiglie, con mariti, con mogli, con i figli, con i fratelli della comunità, dobbiamo essere intimi, ma non dobbiamo essere familiari, c'è un rispetto, ci sono dei limiti. Io quando mi relaziono anche con persone molto vicine all'interno del mio ministero non divento mai familiare. Mai. Non mi prendo mai delle libertà di dire ma io e te ormai siamo amici. No, 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 ci sono dei limiti e dei dei confini che vanno rispettati, state attenti qui, e vanno fatti rispettare agli altri. Ad esempio, confini nelle relazioni interpersonali. Vi porterò dei passi, dei, dei, dei passi biblici su questo. Confini, ad esempio, al tempo del lavoro. È ottimo lavorare, dobbiamo lavorare, ma dobbiamo saper dare dei confini al tempo del lavoro. Perché se tu non sai dare dei confini, finirai per trascurare la tua famiglia, finirai per trascurare tuo marito, finirai per trascurare tua moglie, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, i tuoi figli e le cose, la tua salute. E la cosa importante, ci sono dei limiti. Un esempio: quello che io dirò: vi chiedo: questo: di non prenderlo in maniera personale, perché davvero io non sto parlando, non è mia abitudine di parlare. A qualcuno attraverso le dirette, sto facendo discorsi generali, ok? Non mi scrivete a dire, Tu hai parlato a me, io parlo a me per primo. Se la cosa la senti tua, a me vuol dire che c'è un'area che devi correggere. Se io contatto qualcuno di voi cerco di non contattarlo oltre una certa ora la sera, perché la sera è il momento in cui si sta in famiglia, è il momento in cui ci si dedica a guardare un film, a leggere, a stare con il marito, con la moglie, con i figli. Quindi se contatto qualcuno contatto magari entro le ore 9, dopodiché passo alla giornata dopo. Sono delle piccole cose, ma che ci insegnano il rispetto e a... Dare dei limiti e dei confini che vanno soltanto a beneficiare, uh, a portare beneficio uh, alle nostre relazioni. Ok? Abbiamo detto confini e muri sono due cose diverse. Adesso vi dirò un principio che, se potete segna, segnatelo. Confini e muri non sono la stessa cosa. I muri nascono per la conseguenza di confini non rispettati. Ve lo voglio ripetere. Confini e muri sono due cose profondamente diverse. I muri si creano per confini non rispettati. Un esempio. Se io ho l'abitudine di scherzare troppo con certe persone, prendermi delle libertà magari, di fare battute che possono essere sgradevoli verso la persona, non rispetto i confini, quella persona alzerà dei muri per proteggersi. Allora io poi non posso andare a dire "Ma quella persona ha alzato dei muri, quella persona ha alzato dei muri perché tu non hai rispettato i confini". Vedete? Confini e muri sono due cose molto diverse. Quando non rispettiamo i confini, si finiscono per creare muri. I muri sono la conseguenza, la la naturale conseguenza di confini non rispettati. Ad esempio, tra persone della famiglia ci sono dei confini. Non perché siamo all'interno di una famiglia, che non ci sono dei confini. Nel rapporto tra coniugi ci sono dei confini. Un esempio, non offendere la persona. Questo la Bibbia ne parla, nel libro dei Proverbi, mai offendere le persone ad esempio quando io pubblico un post su facebook a volte vedete io sulla pagina privata amo mettere dei post scherzosi per esempio non uso mai parolacce non mi piace usare parolacce perché è un confine entro il quale stare dentro perché io sto parlando in un contesto pubblico e non amo utilizzare parolacce è un limite che non va superato quando si fa un commento si può fare una battuta Finché la battuta non è sulla persona, quando la battuta è sulla persona supera il confine e finisce per invadere l'ambito personale di quella persona, genera una ferita, genera il rovinarsi, genera familiarità, genera il rovinarsi di un rapporto e finisce per creare problemi relazionali. Vedete, non perché io posso avere una posizione di autorità che questo non mi dà dei limiti e qui voglio toccare un altro ambito. Prendo sempre l'esempio ad esempio con mio figlio, ma che può essere la persona della mia comunità, può essere una persona all'interno del mio ministero. Nonostante io possa essere in una posizione di autorità oppure nella classe dove io insegno con i bambini che sono sotto la mia autorità ci sono dei limiti che io rispetto verso di loro, perché nella misura in cui io imparerò a rispettare i loro limiti, loro finiranno per rispettare i miei limiti. E vedete, questo ehm, ad esempio il fatto di non offendere: io non ho mai detto stupido a mio figlio, mai. L'ho corretto, certo, l'ho disciplinato, certo, perché il padre, perché l'autorità è colui che stabilisce dei confini. E dopo ne parlerò, ma non si offende mai, non ci si prende mai là. La... Oggi, nel mondo anche evangelico, c'è l'abitudine di dire tu, falso profeta, eh, eretico, ma, ma dove siamo? Noi dobbiamo tenere le persone entro i loro limiti e ascoltate bene: non il fatto che siamo cristiani ci esime dal dare alle persone dei limiti che le persone non devono superare. Non permettete alle persone di sbarcare dei confini che sono la salvezza della vostra vita e della vostra famiglia. Se le persone non le rispettano, occorre che noi le aiutiamo a rispettarli, riportando loro all'interno, e dopo ve lo farò vedere, dei loro limiti. Ad esempio, nella cura pastorale, il fatto che un pastore abbia il compito di pasturare, di pascere una congregazione, non significa che questo pastore non abbia dei limiti. Ad esempio, quando una famiglia arriva in chiesa, c'è l'abitudine in molte realtà che da quel momento il pastore o i leader o anche i cristiani semplici entrano in quella famiglia a gomiti larghi a dire quello che quella famiglia non deve fare. Quello che quella famiglia deve fare, quello che la famiglia deve togliere, ehi, nessuno ha il diritto di mettere le mani nella famiglia di qualcuno a meno che questa persona non lo consenta. Non che tu sei pastore, quando le persone venivano, io ho avuto per tanti anni delle comunità. Io non entravo a gamba tesa nelle, nelle case, io potevo dare un consiglio se le persone me lo permettevano, ma non entravamo a gamba tesa, non si entra, allora da oggi tu ne ho con tuo marito perché tua, tua moglie non deve fare quella ma non lo permettete, voi dovete tenere le persone al di fuori della vostra famiglia. Quando un pastore si occupa della cura pastorale di una famiglia devi innanzitutto chiedere il permesso se questa famiglia accetta di sottomettersi a questa cura e quando ha una parola da dire la si dice con molta cautela e attenzione a non varcare i confini, perché la famiglia è della famiglia. Non si entra. Allora, voi oggi dovete togliere questa roba. No, guarda, tu fai una cosa tu quello che devi fare devi stare fuori dalla soglia di casa mia perché dalla soglia di casa mia dentro la responsabilità è mia, di mia moglie, di mio figlio, di mio marito. Si stabiliscono dei confini e la cura pastorale è una cura che si fa rispettando la libertà e in un dialogo di grande attenzione nei confronti delle persone che si curano. Non si entra nelle case delle persone a dettare legge. Le sette fanno questo, non la Chiesa. Gesù non è mai entrato a sovvertire gli ordini delle famiglie, all'interno delle famiglie, mai. Volete un passo su questo? Proverbi 25, 17. Guardate, segnatevi questi passi che vi darò stasera. Proverbi 25, capitolo 25, verso 17. Guardate che... Cosa dice la parola di Dio e la saggezza di Salomone? Metti di rado il piede in casa del prossimo, perché egli, stufandosi di te, non abbia a odiarti. <ride> Vedete? Questo è un insegnamento su confini e familiarità. Metti di rado il... che non vuol dire di non andare a trovare le persone, vuol dire di rispettare la vita, le case e le famiglie degli altri. Vuol dire che se devo contattare un fratello per chiedere qualcosa, se è una cosa davvero urgente, mando un messaggio, posso... Ma se alle tre di notte mi passa per il cervello di sapere che cosa vuol dire 2 Pietro 1.7 me la faccio passare. <ride> Perché la notte le persone dormono. <ride> Io non posso mandare un messaggio, magari lo sveglio, quella mattina deve andare al lavoro, quella deve andare al lavoro, magari sta facendo gli affari suoi con suo marito. A me poi se c'è una cosa grave, vedete perché io dico logica ed equilibrio, razionalità santa, se c'è un'urgenza qualcuno è stato portato all'ospedale, qualcuno si prende anche il telefono e si sveglia anche alle due e mezzo di notte, se una persona si sente male, se c'è una cosa grave, un, un, un dramma che sta succedendo, non ci sono limiti di orario, ma non per sapere il versetto, la notte alle due. Ci sono de, dei limiti, vedete, che sono delle cose, ma alla fine di buon senso, no? Però si trova nella parola di Dio, metti di rado il piede in casa del prossimo, non entrare a gamba tesa nella vita degli altri, a meno che non siano gli altri a chiedere. Allora sì. Se una persona ti dice "Guardi, ho bisogno di un aiuto", allora io ti dico "Questo è il mio consiglio, ma una volta dato il mio consiglio, tu sei libero". Non si forzano le cose. La vita delle famiglie è sacra e intoccabile. Ci sono dei confini che sono intoccabili. Un esempio: Matteo, capitolo 16, verso 31. Questo è un caso, ad esempio, nell'ambito dell'autorità. Perché? Perché a volte nei confronti di persone che hanno autorità ma che mostrano grazia verso di noi, si può diventare familiari. Io ad esempio ho avuto dei fratelli che collaboravano con me col ministero, che avevano preso l'abitudine e il vizio di venirmi a dire quello che io dovevo fare a manovrarmi il ministero. E a un certo punto io ho detto, signori, le cose stanno così. Io sono disponibile a parlarne, ma se voi volete pensare di manovrare, pilotare la mia vita, no, questo no, io non ho una visione che porto in giro. Non abbiamo una visione il nostro ministero è un ministero di predicazione del Vangelo nella potenza dello Spirito Santo. Non abbiamo visioni da proporre e non ne vogliamo visioni da ce ne sono abbastanza di visioni in Italia, abbastanza. Però non voglio nemmeno che ci siano persone che vogliono pilotare e manipolare la mia vita. Vi faccio un esempio, Matteo capitolo 16 verso 21-23. Pietro appena ha appena avuto un, un riconoscimento da Gesù per una rivelazione che ha avuta e subito si permette di varcare il confine. Guardate Gesù come ha reagito quando qualcuno è uscito fuori: si dice dal seminato, dalle mie parti, forse si dice anche dalle vostre parti, uscire dal seminato. Quando ti prendi troppa libertà, quando ti prendi troppo, quando sconfini in ambiti in cui non deve entrare. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scrivi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo. Vedete? Il discepolo che rimprovera il maestro. Questo è un esempio di cosa accade quando le persone vogliono superare il limite. Pietro ha varcato il confine e Gesù... Non si può certo accusare di non avere grazia. Attenti, confini e grazia vanno strettamente di pari passo. Sapete perché? Perché al tempo della legge non servivano i confini, perché la legge era il confine. Ma siccome oggi non siamo sotto la legge, non pensate che non vivere sotto la legge voglia dire anarchia. Perché grazia e anarchia sono due cose profondamente diverse. Cominciò a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana. Traduzione pessima, Iupageo pisomu. Questo è quello che in greco Gesù l'ha detto in aramaico. Il Testo originale dice Iupageo pisomu. Che non vuol dire vattene da me, Satana, vuol dire rimettiti dietro. Perché Pietro si era messo davanti a Gesù e gli stava facendo il predicozzo. E Gesù l'ha preso per un orecchio e gli ha detto paghi o pisomo, ritornati dietro. Perché tu sei il discepolo, io sono il maestro. E tu non invadi l'ambito in cui Dio mi ha chiamato a muovermi fino alla croce. Ritorna al tuo posto. Tu non hai il senso delle cose di Dio. Wow, oh, wow. Un esempio di confine all'interno della famiglia. Nei confronti dei nostri figli, noi dobbiamo stabilire dei confini fin da piccoli. Ascoltatemi, stabilire dei confini fin da piccoli. Ad esempio, quando mio figlio sarà più grande e avrà la sua fidanzatina, io posso insegnare lui i principi da seguire. Lui sarà libero di seguirli o di non seguirli, ma quando lui sarà fuori, potrà fare quello che vuole ma sotto il tetto di casa mia no. Certe cose in casa mia non le fai, se vuoi le fai fuori, ma in casa mia no. Se vuoi fare gli affari tuoi con la tua fidanzata, fuori, quando io non ti vedo, è una cosa fra te e Dio. Io posso insegnarti dei principi, certo non posso assolutamente obbligarti o legarti, ma tu i tuoi affari con la tua fidanzata in casa mia, non li fai perché ci sono dei confini in casa mia che tu non superi. Queste sono le cose che salvano la vita dei figli. Volete un esempio? Vi porto la Bibbia. 1 Re, capitolo 1, dal verso 5 al verso 6. Primo Libro dei Re, primo Libro dei Re, capitolo 1, verso 5 al verso 6. Un esempio nella vita di Davide. L'uomo dal cuore secondo Dio. Qui Absalom è già morto, Davide è invecchiato, è ormai vecchio, e c'è un altro figlio che prende le stesse pedate di Absalom, che aveva fatto una finaccia. Adonia, figlio di Agit, mosso dall'ambizione, diceva, sarò io il re. E si procurò carri, cavalieri, 50 uomini che correvano davanti a lui. Suo padre non gli aveva mai, ascoltate, suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua dicendogli perché fai così. Adonia era inoltre di bellissimo aspetto ed era nato subito dopo Absalom. Vedete, il padre non gli aveva mai messo dei limiti e questo figlio è cresciuto credendo di poter avere tutto. Ascoltate me, ascoltate me. Quando i figli non hanno sentito dei no da parte dei genitori, non sapranno dire no alle persone che vorranno portarli in cattiva strada. Ve lo voglio ripetere questo. Quando i figli non hanno imparato a sentire dei no da parte dei genitori, non sapranno a loro volta dire no a coloro che cercheranno di portarli in cattive strade si mettono dei limiti tu fuori fai quello che vuoi ma qui no sotto il mio tetto no sotto il mio tetto io non te lo permetto perché questo non è mettere la legge questo è tenere dei confini questo è salvare ed educare salvare il futuro della vita dei nostri figli attenti ma allora io ora prendo e ora vado da mio figlio. No, 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 non hai bisogno di dire dei no alzando la voce. Non hai bisogno. Non hai bisogno di alzare la voce per dire dei no. E sai perché? Perché la grazia di Dio ti dà un'unzione nell'ambito della tua autorità che ti permette di avere una santa influenza. Senza bisogno di alzare la voce. Anzi, ricordatemi una cosa: le persone che alzano la voce, che danno sulla voce e che offendono, sono le persone che dimostrano di non avere autorità. Perché se tu hai davvero autorità, non hai bisogno di offendere, non hai bisogno di alzare la voce e non hai bisogno di dire cose sgarbate. Si dice, no? Spiegando se la persona capisce, se non capisce, è non lo stesso. Non è perché se, se non capisci capirai. Però è eh no, in questa casa ci sono delle regole. E per il bene tuo tu queste regole non le superi. Si mettono dei limiti e dei confini. Impara a dire no con grazia. Non alzare la voce. Ascolta, il giorno che alzi la voce, il giorno che usi parolacce, il giorno che alzi le mani è il giorno che hai perso la tua autorità. Ta da da! mi devo trattare. io sono tuo padre che è lo spirito di Darth Vader non hai bisogno di dire lo sa che sei tu hai bisogno di fare il padre tu hai bisogno di fare la madre non hai bisogno di dire che sei il padre io sono il tuo pastore ma va ma se fai così è l'ultimo giorno che tu sei il mio pastore non hai bisogno, l'autorità la si esercita nella grazia, rispettando i limiti e i confini, senza imporsi. Non c'è bisogno, nel momento in cui tu ti vuoi imporre con la forza, con l'arroganza, con la prepotenza, con l'offesa, con le parole, e non hai autorità. Ecco perché l'Ecclesiaste dice che quando il ferro perde il taglio bisogna usare più forza. Ma la sapienza ha il vantaggio di riuscire sempre. Usa la sapienza. Usa la sapienza. Usa la grazia. Ma la grazia non è fai quello che vuoi. Perché vedete, il Signore ha grazia con noi, ma non ci dice fate tutto quello che vi pare. Ecco perché chi dice che la grazia lascia libero le persone di fare quello che vogliono, non ha capito nulla della grazia. La grazia è quella che ti insegna, Tito capitolo 2 verso 2, a vivere in maniera decorosa, a vivere in maniera moderata, a vivere in maniera santa. È la stessa cosa che noi dobbiamo avere nei confronti delle persone. Io, ad esempio, non permetto alle persone di mancarmi di rispetto. Tanti mi hanno tolto l'amicizia, a me non interessa l'accidente, perché il fatto che io voglia avere rapporti con tutti, che risponda ai messaggi di tutti, che cerchi di andare incontro a tutti, non vuol dire che io permetto alle persone di togliermi di rispetto, perché nel momento in cui tu mi togli di rispetto, tu il rapporto con me l'hai chiuso. Ma non perché io ce l'ho con te, perché ti voglio bene, ma anche perché mi voglio bene, perché voglio bene a te come voglio bene a me. Quindi io non supero il limite con te, ma non ti permetto di superare il limite con me. Queste sono cose, vedete fratelli, di cui dobbiamo parlare nelle chiese. A volte andiamo a parlare di cose mistiche. Non abbiamo bisogno di cose mistiche, abbiamo bisogno di cose di sapienza. Abbiamo bisogno della sapienza di Dio. La Bibbia dice la sapienza di Dio nel libro dei proverbi: legatela al cuore, abbracciatela come una sorella, perché è quella che ha il vantaggio di farti riuscire sempre. Ci vuole saggezza. Ci vuole equilibrio, ma ci vuole rispetto dei confini. Voglio farvi vedere un'altra cosa, Deuteronomio capitolo 32, verso 8. Adesso parleremo della, dei confini in ambito spirituale. Attenti, perché la parte più bella sta arrivando. Confini nell'ambito spirituale, ok? Adesso abbiamo visto confini nell'ambito relazionale, nell'ambito familiare. Adesso, vediamo in ambito spirituale. Deuteronomio capitolo 32, verso 8. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, vedete il mondo in cui viviamo oggi ed anche certe correnti politiche, io non faccio mai politica ma non si può non dire, stanno abbattendo tutti i confini: non c'è più confine tra uomo e donna, non c'è più confine tra giusto e ingiusto, non c'è più confine, il Signore la prima cosa che ha fatto ha separato la luce dalle tenebre. Vuoi guidare le persone, aiutali a separare la luce delle tenebre, ciò che è buono e ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò che si fa e ciò che non si fa, ciò che è lecito e ciò che è illecito, ciò che è permesso e ciò che non è permesso. Oggi non ci deve essere più distinzione fra uomo e donna, non ci deve essere no, di cose folli, folli, assurde. Quando l'Altissimo Dio delle Nazioni e la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli tenendo conto del numero dei figli di Israele. Che cosa vuol dire? Che i confini sono le persone. State attenti, i confini sono le persone. Voglio entrare adesso in maniera un po' più profonda nell'ambito spirituale. Ok? Vi faccio un esempio. Io mi trovo spesso a eh, andare a predicare in chiese che mi invitano, ok? Quando io entro in una chiesa, una chiesa sono persone, ok? Una chiesa non è un edificio. La chiesa sono persone, il corpo di Cristo sono anime. Questo principio di Deuteronomio 32 verso 8 mi dice che il numero delle persone è il limite della chiesa. Quando io vado a predicare da una parte, non vengo via da quella chiesa e ci sono qui in diretta persone che fanno parte di chiese che io ho frequentato, dove sono andata a predicare, quando io vengo via non porto via attaccato alla suola delle mie scarpe un granello di polvere di quella chiesa, non di meno persone, non vengo via, poi prendo i contatti con le persone della chiesa, poi le contatto e dico ma perché non inizi a venire con noi, perché non... ma non si va. Ma ah, non si fa. E questo è un vizio, un'abitudine che in Italia dilaga, dovunque. dovunque. L'abitudine La, di entrare nei confini, nell'ambito delle altre persone. Se si è bloccato lo faccio ripartire, non, non preoccupatevi. Ok. Uh, Aspetta un attimo, ditemi, ditemi se si vede o no, scrivetemi nel confine se, se si vede o no, perché altrimenti... Ok? Io lo, tanto poi lo metterò su YouTube, ok? Uh, a me però risulta che la diretta stia funzionando. Scrivetemi sotto se, se lo vedete o no. Ovviamente in questo, in questo momento è ovvio che si sia bloccato, non mi stupisce la cosa. Ecco, ok, adesso lo, lo rivedete? Scrivetemi sotto per favore se posso andare avanti. Sì, ma non preoccuparti, tanto no, non. Ok, ok, perfetto, va bene. Ok. Rivado avanti, ok? Lo riprendo da qui. State attenti: quando io vengo via da una chiesa, non prendo i contatti con le persone della chiesa e poi le invito a. Agganciarsi al mio ministero. Sapete perché? Perché in quella chiesa c'è un confine. Il fatto che il pastore mi inviti e si fidi di me a farmi predicare, numero uno, non vado a insegnare cose che so che in quella chiesa non condividono. Numero due, non prendo nessun contatto con le persone della chiesa. Numero tre, non tocco niente di quello che quella chiesa porta avanti da anni, perché quello è il limite, il confine della loro realtà. Purtroppo, dicevo, questa abitudine invece, ahimè, ahimè, è piuttosto eh, abitué in Italia. Cioè, io faccio una diretta con qualcuno, no? Poi vedo le persone che seguono questa persona, poi inizia a mandare su Messenger dei messaggini, e poi dico, senti ma perché non vieni con noi? Perché non ti agganci a noi? Perché non vieni con noi? E cosa faccio? Vado a cominciare a portare via le pere che questa comunità ha eh, curato per tanti anni. Questo è un esempio di come non rispettare i, eh, i confini. ok? Ad esempio, Deuteronomio 19,14. E purtroppo questa è un'abitudine. Che in Italia è frequente e distruttiva nei rapporti. Deuteronomio 19 verso 14: Non sposterai le pietre di confine del tuo prossimo. Eh, questo nell'ambito dei campi, cosa si faceva? Si andava di notte, si prendevano le pietre di confine dei campi, si spostavano indietro perché così mi prendevo un pezzetto del campo del, del mio vicino. Oggi cosa si fa? E eh, oggi si, fa, eh, si usano i social, si contattano le persone, si portano da noi anche perché così la decima la versano da noi. <ride> Ti capisci bene, e quindi, e questa è una cosa veramente, permettetemi di dire, schifosa. Perché l'unico aggettivo che può definire questo è schifoso. Io non mi permetterei, e se chiunque, sì anche all'estero succede Laura, succederà dappertutto, in Italia è piuttosto frequente, io non mi permetterei mai di entrare a toccare qualcosa della vita di un'altra comunità o di un altro ministero. Mai. Non me lo sognerei mai. La mancanza di rispetto in questo è una cosa frequente. Ad esempio, ad esempio, quando io vado in una città, non prendo mai contatti con le persone delle chiese per dire venite al mio incontro. Mai. Io metto un post pubblico. Chi vuol venire viene e chi non vuol venire non viene. Ma non dico, adesso vado a predicare a che ne so, Reggio Emilia, ora prendo i contatti con le persone che trovo su Facebook delle chiese di Reggio Emilia e su Messenger Mand mando la locandina. Ma non si fa, ma non si fa. Queste cose non si fanno. Poi c'è l'opposto, quelli che dicono se Walter viene a predicare a Palermo non può venire perché deve chiedere il permesso alle chiese di Palermo. <ride> cioè fatemi capire. La città è vostra. Vedete che c'è una differenza tra la città e l'ambito della Chiesa. Io non posso mandare degli inviti alle persone di una Chiesa. Non lo farei mai, non si fa. Io posso mettere un post pubblico, ma non a invitare o contattare le persone di una Chiesa. D'altra parte, la Chiesa non arriva al limite di tutta la città. Non è che, siccome io sono pastore di una chiesa a Roma, tu non vieni a Roma perché Roma è tutta mia. Scherzerai, magari hai 200 persone, Roma fa 2 milioni e mezzo di abitanti, o Milano. Quindi nessuno viene a Roma perché ti c'è una Chiesa di 200 persone, fa ride. L'ambito, il confine è la Chiesa, le persone della Chiesa, ma non la città. Quindi si va da uno sbilanciamento all'altro. Purtroppo devo dire che questa è una cosa piuttosto frequente. A me è capitata non solo in Italia, ma è capitata anche all'estero di persone che magari dove io portava avanti un discorso da anni poi è arrivato qualcuno magari ha seguito una diretta ha fatto chi c'è stasera in diretta c'è cioè questo si è segnato tutti poi ha mandato tutti i messaggi alle persone che ci seguivano adesso vieni con noi iniziamo noi un'opera nello stesso posto dove c'era ma io io mi chiedo veramente come si, com, come, come si possa essere così e poi parlare di grazia e parlare del Vangelo è una cosa orripilante comunque io dico sempre come noi ci comportiamo con gli altri, è la nostra parte. Come gli altri si comportano con noi, è la loro. Deuteronomio 27, 17. Deuteronomio 27, 17. Ovviamente qui c'è il maledetto, ma noi siamo redenti dalla maledizione attraverso il sangue di Cristo, ok? Questo è importante. Però guardate cosa diceva la parola di Dio. Maledetto chi sposta le pietre di confine del suo prossimo. Vedete? Non si entra nel confine di azione di qualcuno senza permesso, si rispettano gli ambiti di azione di una realtà. Si rispettano gli ambiti di azione di una realtà. Volete un esempio chiaro? 2 Corinzi 10 verso 12. Questo è Paolo che parla. È Paolo. Io ad esempio adesso andrò a predicare ospiti di una chiesa di Palermo e ci vado con timore e tremore. E l'ultima cosa che io farò è prendere contatti con i fratelli che vanno in quella chiesa, perché io non entro nell'ambito in cui altri stanno operando. Vorrei anche che altri lo facessero con me, però ripeto, io sono garante di come io mi comporto e non di come altri si comportano. Ma non si fa, questa è una rivoluzione culturale di cultura del regno di cui in Italia c'è un bisogno estremo perché in Italia non ci sono confini come si vede che qualcuno è seguito io devo trovare il modo di agganciare le persone che seguono questa persona e tirarle dentro il mio audience è una cosa vergognosa soprattutto considerando che il 99,5% degli italiani non conosce Cristo ma io invece di andare a parlare di Gesù a quelli che non conoscono il Signore io vado a rubare le Um, le, le pere che stanno maturando nell'orto di un altro è una cosa veramente folle comunque, 2 corinzi, capitolo 10 2 corinzi io mi auguro che piano piano in Italia si inizi a diffondere la cultura del regno e non la cultura dei furti notturni negli orti però capisco che le decime fanno gola, c'è poco da fare 2 Corinzi 10 verso 12. E questo è uno dei motivi per cui io scelgo di continuare a lavorare. Questo è uno dei motivi per cui io scelgo di continuare a lavorare. 2 Corinzi capitolo 10 verso 12. Poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci o confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, che bello quelli che si raccomandano da soli. Vieni con noi. Se vieni con noi, guarda, ti facciamo pastore dei giovani. Guarda, se vieni con noi, poi d'altra parte, segui, segui Walter, Walter parte la chiesa non ce l'hanno, e quindi vieni con noi, che almeno con noi ti facciamo crescere. Vieni con noi, perché almeno hai bisogno di una chiesa, no? Tutti questi sistemini, che sono una cosa meravigliosa. Eh, I quali però, misurandosi con, secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano di intelligenza. Noi invece... State attenti a cosa dice Paolo. Noi invece non ci vanteremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti. Parola di Dio. Beh, ve lo voglio rileggere. Ve lo voglio rileggere. Noi non ci vanteremo oltre misura, tutta la città è nostra. Devo. <ride> Tu non puoi venire nella nostra città perché la città è mia. Ah sì? Pensa un po'. Quindi te c'è una chiesa di un milione di persone. Vabbè. Noi non oltrepassiamo, noi non ci vanteremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti. State attenti. Paolo era cosciente che il suo ministero, Paolo, il più grande ministero apostolico della storia, Aveva un limite che Dio aveva stabilito e lui non lo superava. Lui non entrava nel campo di azione di Pietro. Lui lavorava con i gentili, Pietro lavorava con i giudei. E invece qui si va a rubare, a rubare, a rubare, a piantare bandierine in tutta Italia a fare il franchising. Inizio una chiesa e poi apro tanti Walter biancalana ministri. Giro per tutta l'Italia. E magari vado a rubare il pastore dei giovani in una chiesa e lo faccio pastore da me. Una cosa tanto lo sapete che io non c'ho peli sulla lingua è una cosa che fa vomitare abominevole verso successivo noi infatti non oltrepassiamo i nostri limiti cosa cosa dice noi non oltrepassiamo i nostri limiti come se non fossimo giunti fino a voi verso 15 non ci valtiamo oltre misura di fatiche altrui cioè Quel pastore ha investito dieci anni per curare quelle persone. Poi io arrivo, ora che sono belle formate, me le tiro dentro il ministero. Ma come si fa? Ma come si fa a essere così? Io mi chiedo come si fa a essere così. Giobbe 24 verso 2. Vado verso la fine, permette. Tanto lo metto su YouTube. Giobbe 24, verso 2. Guardate che cosa dice qui. Gli empi spostano i confini. Chi? Sapete chi sono gli empi? Quelli che non hanno Dio. Gli empi spostano i confini, rapiscono greggi e le conducono al pascolo. Cioè io cosa faccio? Sposto il confine che è in una chiesa, centro dentro o in un ministero, non conta, che sia una chiesa o un ministero non conta, ascoltate, gli empi spostano i confini, rapiscono greggi e le portano al pascolo, cioè io prendo i contatti con la chiesa di pastore X o con la chiesa del ministero Y, eh? poi cosa faccio? Rapisco le persone con, allettandole e poi le faccio pascolare dentro il mio ministero. Eh? Giobbe 24 verso 2. Gli empi spostano i confini, violano i confini, rapiscono le greggi credenti e le conducono al pascolo. Bella roba, bella roba, bella roba. Si può proporre in maniera generale, ma non contattare le persone. Non mi sognerei mai di contattare le persone che seguono Mario Marchiò. Mai. Mai. Se una persona che segue Mario Marchiò vuole seguire anche me, lo sceglie lei. Io metto un post su Facebook, ha aperto a tutti, ma non, non vi sarà mai arrivato personalmente un invito personale da me a venire a un mio incontro, a seguire una mia diretta. Mai. Perché non l'ho mai fatto. E sapete, quando io avevo, io avevo tre chiese, le persone venivano da altre chiese, io le rispedivo alle chiese da dove venivano per andarsi a riconciliare con i loro pastori. E ci sono persone della mia ex comunità in diretta che lo possono con confermare persone hanno detto io voglio entrare nel tuo ministero ma tu dove sei? Sono nel ministero tal dettaglio ecco torna in quel ministero e vatti a chiarire non prendo persone che il Signore ha messo in altre realtà a meno che non sia il Signore a dire a quella persona di uscire da quella realtà dicendolo al proprio pastore o al proprio ministro e di venire con noi allora se è la scelta libera della persona certamente le porte sono aperte ma non che si vanno a contattare per portarle via chi sceglie di venire con noi la porta è sempre aperta ma non che io vado a sedurre le persone e a contattarle per portarle via da altre realtà non si fanno queste cose chiudo con questo guardate e con questo davvero vado a chiudere mi spiace che ci siano stati degli delle interruzioni ma sapete quando si toccano certi argomenti che a satana non piacciono però fra un'oretta lo troverete su YouTube, ok? Quindi lo potete guardare su YouTube. Salmo 147, verso 14, salmo 147 verso 14. Siamo dentro l'ora, finiamo entro l'ora. Salmo 147, verso 14, e il, verso 12. Celebra il Signore o Gerusalemme. L'oda il tuo Dio Sion, perché Egli ha rinforzato le sbarre delle tue porte. Ragazzi, il Signore vuole che vengano rinforzati i confini, non abbattuti, rinforzati i confini, non spostati, rinforzati i confini, non violati. Perché? La risposta è al verso 14, egli mantiene la pace entro i tuoi confini. Ascolta me, egli mantiene la pace entro i tuoi confini. Se tu sai stabilire dei confini, all'interno di quei confini ci sarà pace: ci sarà pace per i tuoi figli, pace nelle tue amicizie, pace nella tua famiglia, pace nella relazione con le altre realtà, pace con i credenti. La pace è sempre all'interno dei confini. Egli mantiene la pace entro i tuoi confini e ti sazia con frumento scelto. Quando sai tenere i confini e rispettare i confini degli altri, e aiutare gli altri a rispettare i tuoi confini, ci sarà pace e ci sarà abbondanza. Non permettere alle persone di violare i tuoi confini. Mamma e papà, non permettere ai tuoi figli di violare i confini. Voi non violate i confini dei figli, ma educateli stabilendo dei limiti, stabilendo dei confini. Si stabile, fin qui tu puoi arrivare, oltre io non te lo permetto. Ma non perché non ti amo, perché ti amo. Ricordate Adonea. Il padre non gli aveva mai detto dei no, non aveva mai messo dei confini ed è cresciuto andando incontro alla stessa sorte di Absalom. Amare è riprendere, amare è mettere dei limiti, amare è non permettere alle persone di invadere i nostri limiti e nemmeno noi dobbiamo invadere i limiti delle altre persone. Mettere in pratica questo principio a partire dal modo in cui si parla, si parla con le persone con rispetto, si parla con le persone entro il tempo. Ad esempio, io sono in questo periodo in ferie per un'altra settimana. Certo, persone mi hanno scritto per motivi importanti, malati, che sono in ospedale, ci mancherebbe, ci sono notte e giorno. Alcune ho dovuto dire: guarda, sono in ferie e per questa e la prossima settimana io non ci sono. Perché se io non mi riposo due settimane non riesco ad affrontare mi troverò stanco all'inizio di un altro anno. Quindi bisogna saper mettere, dicendolo per bene, dicendolo chiaramente con grazia, ci sentiamo la prossima settimana, perché in queste due settimane io sono in vacanza, sono in riposo. Mettere dei limiti, dei confini è salvifico per noi stessi, salvifico per le relazioni, per le famiglie e la Chiesa. Amen. Metterò adesso questo video su, uh, su YouTube. Uh, mi spiace che ci siano stati dei problemi di blocco, non dipendeva da me. Probabilmente questo insegnamento non piaceva in alcune aree spirituali, ma lo metterò subito in, su YouTube. Amen. Sabato e domenica saremo in, in Calabria. Se volete venire, sulla, su questa pagina c'è uh, la locandina e in fondo alla locandina è il numero da chiamare se volete partecipare. Sabato sera, domenica mattina, due insegnamenti di grazia. E di Spirito Santo. Amen. Vi abbraccio, vi benedico, buona estate, ancora, buone ferie. Che il Signore vi benedica, vi abbondi in ogni area, nella vostra vita e nelle vostre famiglie. Nel nome di Gesù. Amen. Ciao, cari.